Bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo. Dunque, finita la stagione regolare, finita con questa grande sorpresa, perché anche se l'avevamo detto la settimana scorsa che c'era questa ipotesi anche di un quarto posto, sembrava difficile, però in teoria poteva anche starci. Così è stato, l'Arezzo ha fatto il suo con una bella prestazione a Pistoia, la Pro Vercelli è incappata in questa sconfitta a Olbia, quindi l'Arezzo addirittura quando sembrava quasi arreso qualche settimana fa, partire da sesti, addirittura settimi i playoff, dopo essere stato spesso in una posizione più alta, addirittura invece chiude meritatamente, credo, al quarto posto. Ne parliamo questa sera con, ritroviamo con molto piacere il nostro allenatore preferito, che è Agostino Iacobelli. Buonasera a tutti. Fresco di una bella impresa che hai fatto anche te, perché tu hai preso l'Aglianese ormai diversi mesi fa. Era penultima situazione, sì, che sembrava molto compromessa, sì, e sei riuscita a raggiungere una salvezza tranquilla. Sì, sì, ci siamo salvati abbastanza bene, senza play out, quindi è stata una bella rincorsa, sofferta però dai, credo anche meritata. E saluto per la prima volta allo Tutto Campo Francesco Bonacci, che è un bravissimo match analyst, avete lavorato insieme anche, sì, a San Giovanni Valdarno, sì, San Giovanni. E abbiamo visto recentemente questo tuo video che hai fatto sull'Arezzo di Dal Canto, quindi siamo molto curiosi di sapere quello che con i tuoi occhi, insomma, hai descritto in questo video. Vogliamo però dire, prima di entrare nel vivo, perché visto che l'Aglianese, tu hai visto il campionato di Serie D, l'hai visto la protagonista, dobbiamo registrare questa bella favola della Pianese, che l'Arezzo se la ricorda per averla affrontata, e spesso purtroppo ci abbiamo anche perso a Pian Castagnaio. C'era tanta neve, mi ricordo. Sì. Tu ce l'hai anche allenata? Due anni. E che, insomma, è stata promossa in Serie C, quindi insomma è una bella favola. Sì, una società molto organizzata, con un proprietario forte, perché Stosa cucina veramente forte. Ed è stata meritata, secondo me, forse la squadra, cioè forse sicuramente la squadra che giocava il miglior calcio, quindi sono contento per Masi, per tutto l'ambiente, per Vagaggini, per tutti i ragazzi, che c'è ancora qualche ragazzo che io ho avuto, però ti dico che è una società molto organizzata ed è una vittoria molto molto meritata. Benvenuta alla Pianese, l'Arezzo ci auguriamo che non la incroci, perché ancora sarà un cammino difficilissimo, lungo, intanto però si salta il primo turno. Però tu hai visto sabato, hai visto una delle gare chiave della giornata, quella tra Siena e Piacenza, il Piacenza che dopo la lunga rincorsa aveva sorpassato l'Entella, controsorpasso all'89esimo con il Siena che vinceva 2-0 e l'Entella che appunto ha fatto gol praticamente al 90esimo. Che partita hai visto a Siena? Ma è stata una partita molto equilibrata, molto cattiva, giocata molto sull'agonismo che sulla qualità, però poi so che c'è stato anche un po' di astio l'anno scorso, che mi sembra che il Siena... La situazione al contrario. Avevo sentito un po' in tribuna, però partita molto dura, cattiva, due squadre che veramente sono affrontate dal punto di vista agonistico molto 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 sentita, però il Siena ha meritato, il Siena soprattutto nel secondo tempo aveva fatto un quarto d'ora dove ha messo sotto il Piacenza, e io ero, tra parentesi, ero un doppio ex perché ho giocato sia nel Piacenza che nel Siena, mi ha fatto un po' piacere, cioè tanto piacere vedere tanti tifosi del Piacenza, anche se poi sono tornati a casa un po' tristi, però dico che è stata una partita molto molto, per essere una partita di fine anno, molto agonistica. Allora, l'accoppiamento del primo turno è Siena Novara, Carrarese Pro Patria, Pro Vercelli, Alessandria. Il Siena, quindi, al di là che l'abbiamo visto ovviamente due volte in campionato, tra cui quell'incredibile 3-3, che avversario potrebbe essere in caso di passaggio del turno, in caso che scattasse l'accoppiamento con l'Arezzo? Ma è una squadra, te l'ho detto, una squadra molto fisica, molto cattiva, tra virgolette. Secondo me chi ha subito un contro colpo invece è proprio il Piacenza, perché quando pensi di aver quasi finito l'annata e a livello mentale ti molli, è un casino, mentre il Siena ancora via, è una squadra ancora viva, sta bene fisicamente secondo me anche a livello proprio organico, ed è una, secondo me insieme all'Arezzo è quella che può ambire alla vittoria del campionato. Allora Francesco, che Arezzo hai visto anche dal punto di vista tattico? Soprattutto si è spesso decantato il bel gioco di Dal Canto, che in questa categoria è un po' una rarità, ecco, che idea ti sei fatto? La partita di sabato è stata l'ennesima partita ben giocata dall'Arezzo,
Sicuramente nelle ultime partite ha trovato maggiore continuità magari anche nella gestione del risultato, attraverso magari anche una gestione della palla migliore, più concreta, più efficace. E per il resto penso sia stato anche un risultato di classifica meritato per quello che l'Arezzo ha fatto vedere durante l'anno. E questo, quindi ben venga l'Arezzo ai playoff in un'ottima posizione, ben vengano altre squadre come l'Arezzo. Sentiamo adesso cosa ha detto dal canto a fine partita e sentiamo anche Brunovi, di cui poi parleremo poi subito dopo. Sì, ci è tornato indietro alla fine un po' qualcosa che avevamo lasciato per strada magari le partite precedenti. Noi eravamo preoccupati esclusivamente a fare quello che ci competeva, poi è normale che, come ho detto nelle ultime settimane, non lo determinavamo noi l'esito finale, perché dipendevamo dai risultati degli altri. Oggi, a dispetto di qualche altra occasione, ci è andato tutto dritto e comunque mi sento di dire che alla fine il quarto posto che ha ottenuto la squadra è un risultato strameritato. Alla fine è un'annata dove abbiamo fatto il record di imbattibilità in casa, abbiamo fatto 64 punti, la squadra che ha giocato sempre delle buone gare, è la settima vittoria in trasferta, credo che facciamo, sono tantissime. Trovo pochi appunti da fare ai giocatori, ora ci godiamo due giorni di riposo e alla fine ci siamo guadagnati la possibilità di giocare un secondo turno in casa con due risultati a favore e tenteremo di fare il massimo che potremo fare per tentare di raggiungere un obiettivo storico. Ripeto, come ho detto in conferenza stampa prima della gara, il playoff va affrontato per tentare di andare in Serie B, non per partecipare e fare bella figura, perché di quella oggi con oggi abbiamo finito quella bella figura, dal prossimo turno abbiamo l'esigenza di andare a tentare di fare un'impresa. Comunque oggi la figura è stata ottima, la squadra ha interpretato benissimo la partita fin da subito. Sì, sono partite difficili da giocare perché tu in campo ti devi preoccupare di fare quello che devi, con Orecchio siamo a Chiava di prima, a Siena poi, a Olbia pure, sì, anche lui. Poi uno si aspetta che comunque a Pistoia non c'è niente da giocare, allora magari, e invece magari nel calcio non esiste, l'Olbia è la dimostrazione più lampante di che è successo, e allora può diventare un complicato per i giocatori. L'unica cosa che ci eravamo raccomandati tra di noi era di concentrarci solo su quello che dovevamo fare senza pensare agli altri, perché sennò avremmo disperso energie dove non abbiamo necessità di doverlo fare, quindi sono stati bravi, faccio i complimenti. Ecco, è strameritato questo quarto posto, lo voglio far ripetere, anzi te lo voglio far ripetere, insomma, abbandoniamo i convenevoli, dai. Sì, ma ti ripeto, io sono principalmente contento per i giocatori, perché hanno ottenuto un risultato eccezionale per come siamo allestiti. Domenica scorsa con Gozzano schierai 5 ex primavera dell'anno scorso e 3 giocatori della Serie D. Io penso che abbiamo fatto un grande campionato, però ripeto, ora va girata pagina e non vogliamo fare la comparsa. Poi se la squadra che incontreremo sarà più brava di noi, gli stringeremo la mano, però tenteremo che non sia così, quindi abbiamo grande voglia e grande entusiasmo andare a incontrare l'avversario che avremo il playoff. Quindi Chiambretti diceva, comunque vada, sarà un successo, ma diciamo che la filosofia deve essere un'altra. Sì, ma questa lo era pure durante il campionato, nel senso che vi dissi durante il corso delle partite che sono contento che abbiamo ricevuto apprezzamenti su quello che abbiamo prodotto, poi però conta l'efficienza di quello che si fa, se quello che produciamo è bello e pure efficiente come è stato durante il corso di quasi tutta la stagione, sennò 64 punti i ragazzi non potevano averli fatti, siamo contenti. Oggi abbiamo la consapevolezza che siamo una squadra che durante il corso del campionato ha dimostrato di poter giocare con tutti, ma di poter fare cose buone e cose meno buone contro tutti, quindi dobbiamo stare concentrati e, ripeto, essere convinti di poter centrare un grande obiettivo. Ecco mister, innanzitutto complimenti per il bel lavoro, anzi ottimo lavoro ha fatto l'Arezzo. Grazie. Basta aspettare forse una pistosa diversa a quella vista quest'oggi. E il resto dell'eterno discorso che le partite vanno per gli episodi, al primo soffio abbiamo fatto gol, al secondo soffio, secondo tempo abbiamo rifatto gol e abbiamo ammazzato qualsiasi velleità. Nei primi 20 minuti il Pistoiese ci ha creato grossi problemi, abbiamo concesso troppo secondo me, e questo è per il motivo che dicevo prima, nel senso che quando vai subito in vantaggio in una partita che non c'è niente da dire per gli altri diventa complicata dal punto di vista mentale gestirla.
pensi che gli altri comunque non ti creino fastidi, invece i fastidi ce li creano, perché i giocatori buoni ce l'hanno pure loro. E alla fine sono stati bravi comunque i ragazzi a portarlo in porto. Ecco, quanto sono contati gli stimoli quest'oggi fra quelli della Pistoia e quelli dell'Arezzo? Ma è normale che il calcio vada per queste vie qua, però ho fatto l'esempio dell'Olbia contro la Provercelli, dove la squadra non ha niente da giocare, una si gioca addirittura la possibilità, se il Pisa fosse inciampato, di giocarsi il terzo posto, eppure la Provercelli va a Olbia e perde. E più che altro per aver raggiunto con la squadra il quarto posto e ce lo siamo veramente meritato con il lavoro durante l'anno, e ora ci giochiamo questi playoff. Ovviamente non ti devi fermare a 13, tanto il Totocalcio non c'è più, quindi... No, no, appunto, non mi piaceva neanche quello che mi hai detto, però spero di dar continuità alle prestazioni e giocare per la squadra. Che partita è stata oggi con la Pistoiese? Sicuramente una partita non facile, perché loro comunque hanno giocato la loro partita, noi eravamo tra virgolette obbligati a vincere, quindi non è mai facile quando affronti queste partite. Siamo stati bravi ad affrontarla con la testa giusta, con il carattere, e quando ci sono queste componenti sicuramente i risultati arrivano. Seconda parte, prima della pausa abbiamo visto Brunori, tu caro Agostino predicavi un po' nel deserto ad ottobre quando eri stato qua ospite, perché dicevi guardate che questo ragazzo segnerà tanto, all'epoca non sembrava perché non girava bene, invece poi hai avuto abbondantemente ragione. No, è un giocatore che ho visto l'anno scorso, è un attaccante completo, un attaccante forte, a me mi ha fatto una grossissima impressione, poi è completo, un giocatore che è forte di testa, destro, sinistro, attacca bene la porta, e giustamente sta facendo bene, poi mi sembra anche un ragazzo che si allena bene, che ha personalità, quindi sappiamo che è del Parma, però io spero che se l'Arezzo dovesse fare questo piccolo salto in B, rimanga qui, perché è un giocatore che anche in B può dire la sua. Avrà sicuramente mercato, perché sappiamo che insomma era seguito già da dicembre. Sì, giusto, sai, gli attaccanti quando cominciano ad andare sui 13-14 gol hanno subito gente che gli va dietro, però io penso che lui abbia deve dare qualcosa anche a questa società e a questa città. È un attaccante moderno, come lo vedi Bruno? Oltre ai gol secondo me c'è anche tanto altro dietro, perché è un attaccante che anche in non possesso non si risparmia mai, è sempre, mi viene da dire, il primo difensore, perché poi sembra retorica, però è così, nelle squadre moderne, importanti, l'attaccante è il primo difensore e lui lo è del tutto, al 100%, anche sul finale di partita dà sempre pressione, non si risparmia mai, e per chi sta dietro di lui, per i suoi compagni, penso sia molto importante averlo. Come si deve preparare un cammino che è un altro campionato, perché non ci sono solo i playoff del girone, perché poi si affronteranno, no, poi le vincenti degli altri due, quindi alla fine insomma dovrebbero essere 7 partite se tutto va per il verso giusto, le ultime sono andate e ritorno, quindi è un altro campionato. Si parte dalle certezze, da che cosa? Dalle certezze sicuramente. Soprattutto l'Arezzo ce ne ha tante, però io sono convinto che dal punto di vista fisico devi fare pochissima roba, perché devi fare allenamenti molto, molto corti, intensi, perché l'intensità e la rabbia agonistica fanno la differenza, sarà più un fatto di nervi, perché ormai io penso che un calciatore deve più riposare che allenarsi, perché hai accumulato un sacco di stanchezza, di stress mentale, quindi diventerà più un fatto di nervi e di stimoli a voler raggiungere l'obiettivo. È un gruppo che ha fame, però, da quello che si... Anche quello. A volte danno più fastidio le squadre che arrivano di rincorsa, tipo l'Alessandria, perché sono squadre che mentalmente non hanno mai mollato, mentre sono delle squadre che, cioè, è vero, salti il primo turno, però a volte questo piccolo periodo di che ti fermi ti può dare anche una rilassatezza mentale, mentre chi arriva di rincorsa è ancora pronto mentalmente. Anche perché quando ti aspetti di aver già raggiunto un risultato e ti cade proprio all'ultimo secondo. Piacenza, come Piacenza, io ribadisco, farà molta fatica, ha una buona squadra per l'amor di Dio, però secondo me a livello di controcolpo mentale lo accuserà. Si è parlato spesso, Francesco, di questo problema della statura dei giocatori dell'Arezzo, di qualche gol di troppo preso,
dal canto ha detto se siamo questi, queste rimonte subite, insomma qualche settimana fa ha detto siamo questi, quindi inutile pretendere o avere rimpianti, noi siamo così, no? Quindi ci sono dei deficit dove ha detto evidentemente non si può intervenire. Secondo te, ecco, si è troppo concentrata l'attenzione su questo aspetto, che è oggettivo per certi versi, e quanto potrebbe influire in gare tirate come quelle dei playoff? Allora, in gare tirate equilibrate una partita può cambiare per una rimessa laterale, quindi indubbiamente può essere un fattore, però credo che in un'annata come quella che ha fatto l'Arezzo è normale che l'attenzione ricada su quei pochi aspetti negativi che ci sono stati. Uno fra questi è qualche gol di troppo subito nelle palle inattive, però le palle inattive sono una situazione al giorno d'oggi molto studiata, molto organizzata da parte di tutti, e l'Arezzo secondo me comunque ha fatto un ottimo lavoro anche a livello individuale, ha giocatori intelligenti che col corpo, con le mani, anche con le gambe, con le posture giuste si fanno rispettare anche contro avversari che hanno magari qualche centimetro in più. Cosa ti ha colpito particolarmente anche dal punto di vista tattico dell'Arezzo? Segui anche gli allenamenti, quindi anche come lavorano sia dal canto che il suo vice Lamma. Ma sai, anche dagli allenamenti poi vedi un po' quello che vedi in campo la domenica, c'è una squadra che vuole giocare a calcio, che gioca a calcio, che non si nasconde, ha un'identità forte, precisa, e lo fa contro chiunque. L'ha fatto sia contro avversari magari di caratura superiore che di caratura inferiore. Si nota anche comunque che c'è un bel gruppo dietro, gruppo affiatato, e certi risultati come quelli che ha tenuto l'Arezzo non li ottieni se non c'è una certa mentalità di lavoro dietro, e quella non devo certo dirlo io, insomma si vede chiaramente. Dal canto anche prima della Pistoiese ha fatto presente che comunque avrebbe giocato la formazione migliore, la solita formazione, senza calcoli sugli ammoniti, senza calcoli su possibili infortuni, e questo insomma è una conferma, una continuità di quello che ha sempre fatto, cioè per lui c'è una gerarchia che ha rispettato anche quando magari dalla piazza in certi momenti qualche critica è arrivata, ad esempio sulle palle alte, perché insomma, magari in difesa quella partita non mette Buzzigotti o Borghini, che ora sta trovando anche i gol, due gol consecutivi nelle ultime due partite. Lui è andato avanti per la sua strada e ha avuto ragione. Sì, io sono d'accordo con lui. Io ci sono dei giocatori che è vero, molte volte ti possono fa la differenza, ma lui mi è sembrato sempre una persona molto coerente con le proprie idee, quindi molte volte il calciatore la sente questa coerenza, il fatto che tu porti avanti le tue idee, e lui si vede che è il primo ad esserne convinto, quindi con me sfonda una porta aperta, perché è giusto comportarsi così con tutti i giocatori. Un focus su Serrotti, che è stata una delle sorprese, perché è arrivato in prova in estate, anche nella posizione in cui ha giocato, a parte la grande umiltà che ha sempre dimostrato, e poi insomma un giocatore che è diventato veramente fondamentale. Sì, Serrotti, io credo che anche il cambio di posizione un po' più avanzato come tre quarti dipenda dall'intelligenza che ha mostrato, perché è un giocatore che spesso e volentieri quando è in campo ti può dare tanta qualità, ha degli strappi interessanti quando riceve palla fra le linee, poi è molto bravo nel girarsi, attaccare poi dopo la linea difensiva, è anche un buon rifinitore, comunque anche un passaggio su un taglio, un filtrante è in grado di farlo. Secondo me, ecco, anche guardandolo gli allenamenti, conoscendolo già dall'anno scorso che era Scandicci, mi sembra anche un giocatore che risolve molto bene i problemi poi dopo delle varie situazioni in campo, e spesso non lo noti nemmeno, perché dove c'è lui non ci sono mai problemi. È andato in gol anche Rolando, può essere un'arma in più questa anche a partita in corso? Sì, Rolando è un giocatore rapido, veloce, tecnico, che ha degli strappi interessanti, e sicuramente anche l'ultima mezz'ora può essere un fattore importante per l'Arezzo. Sempre dal canto, ormai sono delle sue massime, nell'ultima intervista ha detto
ora i complimenti li abbiamo presi, basta, nel senso inizia, adesso bisogna anche, non ci saranno appelli, quindi bisogna essere pratici, al di là che non era concreto, non era l'obiettivo della stagione, perché tutti pensavamo insomma probabilmente come massimo risultato a un campionato tranquillo, ecco, non certo un quarto posto, però evidentemente la cosa ha sorpreso e ha avuto questo valore. Un Arezzo abituato a giocare bene, e tutto questo si sposa anche poi con la praticità, la concretezza del playoff di Serie C? Ma credo di sì, anche perché ormai loro, se gli cambi qualcosa, vanno in difficoltà, quindi è una squadra che ormai ha un'identità ben precisa, quindi fa bene lui ha creato sto giocattolino, l'ha creato bene, è una squadra che si diverte anche a giocare, quindi fa bene a non cambiare nulla, anche se giustamente dicevo prima, ora si accumula un po' di stanchezza, certe cose che ti possono venire anche un po' più difficilmente, però lui ha creato questa identità, ha creato ai giocatori che non hanno paura mai di giocare, rischiano anche la giocata da dietro, quindi fa bene a continuare su questa idea. Una squadra che è imbattuta in casa, anche questo è da sottolineare, unica squadra del girone imbattuta in casa, quindi sono anche numeri che la dicono lunga, tanto che l'ultima sconfitta risale all'aprile dell'anno scorso con il Monza, che adesso cambiata proprietà, è un altro mondo. La Gazzetta parla di Monza che fa sognare, perché c'ha Coppa e Playoff da Big, questo è il titolo di oggi. Ma chi l'ha comprata? Chi l'ha comprata? Non lo so. Un signore di Milano, di quello che c'ha. Chiaramente c'è un pochino più di attenzione mediatica. Sì. È una delle squadre che potrebbe dar fastidio nel caso di passaggio del turno di tutte e due poi alla fase nazionale? Credo di sì, perché anche loro sono una squadra molto, io l'ho visto un paio di volte in televisione, una squadra anche fatta bene, una rosa molto forte come rosa, fatta di gente che sa conosce bene la categoria. Poi è arrivato a questo punto qua. Si sa, è una piazza che vuole anche vincere, perché ha speso e vorrebbe fare il salto di categoria. Tra pochissimo le conclusioni. Siamo tornati, adesso tra poco vi lasciamo alla sintesi di una bellissima partita che si è conclusa con l'eliminazione dell'Arezzo, della Berretti, 3-3 col Catania, che abbiamo seguito sabato, però non sembrava una partita Berretti. È stato eliminato però, mi sembra. È stato eliminato perché aveva perso 2-0 a Catania, all'andata. Sì. Però è stata veramente una bella partita che di solito nel campionato Berretti, con tutto il rispetto, non è un campionato esaltante. Io l'ho fatto con l'Arezzo tanti anni fa. È un po' meglio della Juniores regionale, ma poco. Sì, poco. L'ultima domanda che vi faccio, Agostino, è questa: un giocatore come Cutolo, ad esempio, che potrebbe regalarsi insomma in finale di carriera una bella soddisfazione. Finale ancora lungo, può ancora dare, però intanto vediamo di dargli altri 4-5 anni, perché i giocatori bravi devono stare in campo. Lui ha è un giocatore eccezionale, ha qualità, è umile, lo vedi lì. Secondo me lui rispetto agli altri potrebbe essere determinante, perché è abituato anche a determinato stress, a determinate partite fatte di tensione, di nervi, però lui al di là di questo ha tanta qualità. Secondo me lui potrebbe essere il giocatore determinante per l'Arezzo. E oltre all'Arezzo, chi vedi secondo te come squadre potenzialmente adesso che potrebbero insomma dire la loro? Ce ne sono tante, perché anche nel girone B ci sono due squadre che giocano molto bene, come Limolese, come il Ferrol Pisalò, e poi nel girone quello del sud, il girone C, anche lì Catania, Catanzaro, che è un'altra squadra, Trapani. No, di pretendenti ce ne sono molte, però penso che quando arrivi ai playoff è un po' una cosa a sé. Cioè, i valori delle rose, i nomi anche delle squadre contano, ma fino a un certo punto. Insomma, lo dicevamo prima, una squadra che arriva di rincorsa con niente da perdere può benissimo eliminare una squadra più attrezzata. Una storia poi quella dei playoff, almeno recenti, che sono sempre stati un po' amari insomma, per l'Arezzo, già quando la formula era più semplice
con magari solo semifinali e finali. Ricorderete insomma quella Cremonese dell'ultimo anno della Ramancini, ma anche due anni fa con la Lucchese. Quindi è una semplice, no? Quell'anno Semplice Caldera che fece con la staffetta doppia, no? Ti ricordo. Sì, addirittura si fece due i playoff con due allenatori diversi, cioè l'andata con un allenatore e il ritorno con un altro. Ma quindi c'è un po' da smentire questa fatalità della storia. Sì, ma io credo che poi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. L'Arezzo deve andare a fare i playoff come ha fatto il campionato da Arezzo, giocando da Arezzo, e poi il campo dirà la sua. Grazie a Francesco Bonacci, grazie ad Agostino, grazie. Jacobelli, allenatore preferito, che tornerà con noi, tanto non ha niente da fare. No. Quindi, ora no. L'Arezzo giocherà mercoledì, giusto? Il 15 maggio, quindi lunedì saremo, capito, sì. Prima. Sempre preferito. Vediamo la Berretti, il 3-3. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata. La gara di ritorno dei playoff ottavi di finale campionato Berretti dopo il 2-0 dell'andata con la vittoria del Catania. Gara di ritorno che si gioca allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. L'Arezzo dunque che è chiamato a una vera e propria impresa se ci vorrà ribaltare questo risultato. Servono 3 gol di scarto oppure in caso di stesso punteggio ci saranno i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Al volo Callì, Pecorino, c'è il fallo. Fallo di Artini, calcio di punizione. Calcio di punizione, c'è il colpo di testa in rete! Pecorino porta in vantaggio il Catania anche ad Arezzo. Il Catania è in vantaggio. Gran gol, gran colpo di testa. Su questa punizione battuta di entrare dalla tre quarti ha sfruttato tutti i suoi centimetri Pecorino, che è lì per quello, per veramente sfruttare queste occasioni. Adesso va a festeggiare con la sua panchina, col suo allenatore, un bel abbraccio. Uscetta, la controlla ma se la allunga, poi con un break però la riprende, la crossa in mezzo dove per poco Casale non è arrivato e poi è stato bravo Castiglia a anticipare dall'altra parte. Lancio di Cicci verso Sussi prova nella superare in velocità Puglisi, è tutto buono Puglisi, attenzione Sussi, parte il cross Finocchi, la palla è entrata, l'Arezzo ha pareggiato l'Arezzo con Finocchi, malgrado il tentativo di Fabiani di respingere. Finocchi ha pareggiato i conti, chiaramente il gol è contestato per il contatto tra Sussi e Puglisi. Il modo in cui Sussi ha recuperato palla ha fatto arrabbiare il Catania, chiedeva il fallo la formazione di Orazio Russo. L'arbitro sta ascoltando le proteste ma non è intervenuto, ha giudicato tutto regolare l'arbitro Bitonti di Bologna e dunque l'Arezzo è riuscito a pareggiare con Finocchi sull'assist di Sussi. Siamo 1-1, il cammino per l'Arezzo è ovviamente molto lungo, intanto però la situazione è tornata in parità. Molinari verso Di Stefano, protegge Ruscetta che però commette un'ingenuità, calcio di rigore. Dunque il Catania può subito tornare in vantaggio, Di Stefano è già pronto, sinistro, spiazzato Ubirti e a questo punto si fa praticamente quasi impossibile. Il Catania ritorna subito in vantaggio con Di Stefano che aveva già segnato nella gara di andata, si ripete dal dischetto in quella di ritorno. Può salire Liguori. Attenzione Liguori, c'è solo Di Stefano, palla di ritorno per Mujkić, hanno triangolato bene Mujkić, Ubirti chiude tutto in calcio d'angolo. Attenzione a questo contropiede perché è uscito molto bene lì al limite Molinari, forse c'è il fallo, eh sì, giallo anche. Liguori sul punto di battuta, parte col sinistro
Trochete trova l'angolino alla destra di Ubirti e il Catania dilaga 3-1 adesso. Anche Liguria segno due calci di punizione micidiali, che sul primo c'è stato il colpo di testa di Pecorino e adesso direttamente su calcio di punizione il gol di Liguori. E a questo punto, insomma, gara che ha poco da dire dal punto di vista della qualificazione, già forse era prima così. Sbarzella di Matteo. Sussi lascia andare, Sussi rientra benissimo, bellissima serpentina, morbido per Caselli, gol! Ha segnato Caselli, la palla che è passata sotto al corpo del portiere e l'Arezzo accorcia le distanze. Siamo 2-3 adesso. Comunque ha fatto una giocata splendida Sussi, un grandissimo affondo dentro l'area di rigore, una di quelle serpentine delle sue. Caselli che ha segnato tanto in campionato, che è il capocannoniere della squadra e segna ancora. 2-3 di Matteo, cerca il pallone buono per Sussi, ottimo lo stop. Sussi prova a saltare, ce la fa Cucuzza, conclusione a porta vuota Minocci per il pareggio dell'Arezzo. 3-3. L'arbitro però, vediamo un po' che cosa accade, stanno protestando i giocatori del Catania. Sussi ancora una discussione penso con l'avversario. L'Arezzo ha trovato il pareggio, grandissima azione di Sussi, però ancora una volta ha saltato Cucuzza netto a sinistra e poi ha messo dentro per Minocci, che a porta vuota ha messo dentro. Siamo 3-3, l'Arezzo compie comunque una piccola rimonta, era sotto 3-1. Rimessa effettuata, Puglisi di Matteo non riesce a toccare, poi c'è una rovesciata che scheggia la traversa dopo il tocco di Di Stefano, una rovesciata incredibile qui di Liguori che ha sfiorato davvero un gol da urlo. Liguori ha fatto davvero un gesto tecnico bellissimo, una rovesciata veramente bella. Ci prova Lombardo, ha scagliato all'improvviso un gran tiro che era mirato al 7, Lombardo prova a uscire, la squadra Amaranto, c'è Finocchi libero che attenderebbe palla, si va in verticale, è buona comunque per Caselli che cerca Sussi che è partito in posizione regolare, Sussi che in corso, Sussi solo, Sussi si mangia il 4-3, ha fatto una grandissima azione, palla che sorvola la porta di Fabiani, Arezzo ha un passo dal vantaggio addirittura. Ha fatto un grande scatto perché è sicuramente partito prima Sussi di Calì, bruciato letteralmente in velocità, Sussi partito centralmente, se l'è portata anche bene dentro l'area di rigore quanto ha voluto, poi ha sparato alto. Finisce 3-3 tra Arezzo e Catania, il Catania passa il turno, elimina l'Arezzo, 2-0 all'andata, 3-3 qua nella gara di ritorno a Castel Fiorentino, una gara che l'Arezzo generosamente ha recuperato, ma che comunque è stata senza particolare storia dal primo tempo, chiuso dal Catania avanti 3-1. Poi l'Arezzo, diciamo, è stato bravo a non abbattersi, non arrendersi al risultato negativo maturato, è riuscito quantomeno a evitare la sconfitta interna nella gara di ritorno, che a nulla serve per la qualificazione, serve però almeno, insomma, per chiudere la stagione in modo sostanzialmente positivo nei limiti del possibile di fronte a un'eliminazione. Poi Sussi ha avuto anche la palla del 4-3 che non avrebbe cambiato molto. Comunque sia, finisce 3-3 tra Arezzo e Catania. Il Catania va ai quarti di finale del campionato Berretti. Per l'Arezzo si interrompe qui dunque il cammino in questa stagione. Adesso andiamo a sentire la voce dell'allenatore dell'Arezzo, nonché responsabile del settore giovanile, Alessandro Longo. Vai. Insieme a mister Alessandro Longo, finita 3-3 con il Catania, l'Arezzo avrebbe voluto anche vincerla, di buono c'è stato comunque il fatto che la squadra non si è arresa, anzi al di là della qualificazione ci teneva almeno a non perdere, questo insomma l'abbiamo visto con tante occasioni create. Sì, io credo che innanzitutto oggi sia stata una bella partita,
Credo che le due squadre abbiano offerto un piacevolissimo spettacolo. Il rammarico è aver preso quei tre gol su palla inattiva, e soprattutto il rammarico viene dal fatto di aver provocato quelle palle inattive. Noi secondo me abbiamo fatto tutto sommato meglio di loro, ma anche all'andata non avevamo demeritato. Due gol di scarto credo non ci fossero fra le due squadre. Oggi lo abbiamo dimostrato. Effettivamente i gol sono tutti nati da palle inattive, perché a parte il rigore, poi le due, la punizione diretta e poi il primo gol sugli sviluppi della punizione. Sì, pronti via, abbiamo commesso un'ingenuità grossa sul fallo che ha permesso loro, un fallo evitabilissimo, non serviva, ha permesso loro di andare in area, loro in area ovviamente ci danno un po' di centimetri, e poi anche il rigore e anche l'altro fallo sul contropiede, potevamo gestire meglio, diciamo, quella transizione. Niente, tutto sommato ci possiamo ritenere soddisfatti per ciò che riguarda la prestazione, molto meno per ciò che riguarda invece il risultato. Si chiude la stagione, almeno per quanto riguarda i campionati, e che bilancio facciamo con una Berretti che insomma ha fatto molto bene? Oggi effettivamente non sembrava la partita del campionato Berretti, al di là, con tutto il rispetto, del campionato, no? Però la qualità era decisamente più alta. Sì, non è la prima volta che ci fanno questo complimento, è successo a Chiavari con Lentella, oggi anche gli arbitri hanno sottolineato il fatto che il livello oggi era minimo da Primavera 2. Questo è il premio più grande che noi squadra, noi tecnici, noi società possiamo ricevere. Vuol dire che siamo riusciti nell'obiettivo principale, cioè quello di innalzare il livello tecnico, tattico, fisico, caratteriale, perché abbiamo visto la grande reazione nel secondo tempo da parte dei ragazzi, e per questo ci riteniamo soddisfatti. Un'annata che ci ha regalato tante tante soddisfazioni e poche pochissime delusioni. Una è questa eliminazione ripeto, il doppio confronto probabilmente ci ha penalizzato troppo. Infine eravamo anche su un Manto Erboso diverso in qualità rispetto a quello solito di Palazzo del Piero, e si è vista la differenza, cioè qui in questi campi la squadra rende molto meglio. Sì, è un discorso che abbiamo affrontato con la società ormai da tempo, e dobbiamo ringraziare la società, gli ottimi rapporti che hanno intrapreso con il comune di Castiglione, con la società stessa di Castiglione, che ci ha permesso di giocare oggi su un manto idoneo. Le due squadre avevano, secondo, a mio avviso, grandi qualità a livello tecnico, tattico, da esprimere, e questo terreno lo ha permesso. L'augurio è che in futuro tutte le squadre, ogni categoria, ma non solo del nostro settore giovanile, ma anche delle altre società, possano permettere ai ragazzi di esprimersi in queste condizioni. Infine, è stato un po' l'anno zero per le giovanili, anche perché la società insomma è da pochi mesi che lavora, si è fatta appena un anno, e poi abbiamo parlato tante volte, è stata una partenza insomma un po' di corsa, comunque si sono costruite delle basi. Ma siamo soddisfattissimi, perché al primo anno portare due squadre alle finali nazionali, ossia fra le migliori 16 d'Italia, questo è un motivo di orgoglio. E ci è mancata la ciliegina sulla torta, cioè portare anche la terza, e ci proveremo l'anno prossimo.